Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo questa macchinina che mi avevano mandato e doveva essere per bambini. In realtà durante le prove per decidere se recensirla o non recensirla, io e mia moglie ci siamo divertiti talmente tanto, come potete vedere, perché questa macchinina scala i muri, praticamente cammina sui muri. Nella scatola troviamo la macchinina e troviamo il telecomando. Il telecomando ha una vite che bisogna svitare per mettere delle batterie. In realtà ci vanno 6 batterie AA che sono tante, e questo perché in teoria questo telecomando doveva poter caricare la macchina, ma per qualche motivo hanno preferito includere questo cavetto USB per caricare la macchina da qui. Questa macchina sembra con una batteria ai polimeri di litio, perché quando l'abbiamo provata abbiamo notato che dura tantissimo, nonostante qua quando l'accendete, adesso vedete che c'è una ventola che risucchia l'aria per farla stare sul muro, e devo dire che dura tantissimo per tutto questo rumore che produce durante il suo cammino sui muri. Nella scatola troviamo anche un manuale di istruzioni, anzi due manuali di istruzioni, uno in cinese e uno in italiano, ma la macchinina è veramente semplice, dovete solamente accenderla. Sul telecomando ci sono 3 tipi di frequenza e una frequenza a infrarossi, perché questa macchina non funziona a onde radio ma a infrarossi. Il telecomando ha solamente 2 canali, 2 comandi, uno va in avanti e indietro e l'altro fa ruotare la macchina attorno a se stessa in un senso o nell'altro. Abbiamo anche le lucine davanti e le lucine dietro. Sul telecomando ci sono anche questi 2 trim, se vedete che la macchina mentre la spingete in avanti si sposta verso sinistra, cliccate qualche volta questo e inizia ad aggiustarsi per andare dritta. Ecco, posso dire che la qualità di questa macchina è una qualità cinese, ma per quello che si paga e per quanto è divertente, sicuramente è un bel regalo per un bambino. Infatti questa macchinina sarà il regalo di domani a mio nipote, che giocherà con mio figlio sul muro per la gioia di mia moglie. Vi lascio ovviamente il link sotto nella descrizione del video e mi raccomando, iscrivetevi. Hehehehe